prima della pubblicità ci siamo soffermati per un istante sulla tematica del vero del fasullo. Richard Benson, per chi non l'avesse mai visto, è una voce narrante del web, suona spesso e volentieri la chitarra. Abbiamo ancora un'immagine da farvi vedere, e cioè del Benson un po' più maturo che suona sempre la chitarra. Vorrei che Umberto, che di star internazionali se ne intende, lo valutasse e ci dicesse se con gli anni è migliorato o peggiorato, come è capitato a qualcuno. Prego da regia, vorrei che anche l'avvocato seguisse. Prego. Ottimo anche lo sputo finale. No, io credo che veramente questa sera abbiamo svelato fino in fondo le capacità, non solo oratorio. Beh, quello è dal vivo, capito? Non si può mettere con l'altro, che mi pare che era fatto in studio, perché ho fatto 3 metodi per chitarra come insegnante. Io 2 in video e 2 con libro e cassetta. Comunque, insomma, tu sei un vero talento. E allora, entrando nel vivo, diciamo, della discussione, sì, prima di dare la palla a Costantino Gherardesca, che è un amante di musica come me e quindi vuol dire anche la sua, credo che i talent show siano, come dire, ampiamente superati dai talenti. I talenti possono nascere, come è stato per Umberto, nelle cantine. Meglio le cantine o meglio i programmi di talent? Ti ricordi le tue cantine torinesi? Sì, come no, sì. Si comincia tutti dalla cantina. Grandi e piacevoli ricordi. Guarda, bisogna dire una cosa di Tozzi. Tozzi ha fatto la Royal Albert Hall con alcuni dei migliori musicisti del mondo, con Marco Masini, che era il suo tastierista, e che poi Bigazzi, adesso non sta bene di salute, mi dispiace molto. E con altri fortissimi. Raff, Baldi. E lui. Tutta la scuderia, però il fatto è che Tozzi ha avuto alcuni dei migliori musicisti del mondo alla Royal Albert Hall, in più col suo tastierista Marco Masini, ancora non conosciuto, prima di fare Vaffanculo, sì, Bella stronza, certo, e sì, tutti, sì, quei pezzi, tutti quei pezzi che vanno, no, fortissimi, che poi alla oggi fine l'hanno rovinato. Ha vinto un Sanremo, quello di Tony Renis, sì, però tutte queste parolacce alla fine l'hanno rovinato, il pubblico non l'ha più riconosciuto. Esattamente. Ma torniamo ai talent show. Tu Umberto, c'era, lei Umberto, c'era di meglio, quando andavo io. C'era di meglio? Sì, ecco, ci tiene a precisare che c'era di meglio. No, dicevo che nelle dichiarazioni sui talent show tu l'hai definiti vivaio di illusi. Ecco, vorrei che tu fossi più preciso e poi passerei la palla, no, anche al nostro Benson. A proposito, ho definito questi talent show per giovani artisti dei vivai di futuri depressi, che è ancora un po' più, insomma, ancora peggio. Sì, ancora peggio. L'illuso sta bene, l'illuso, siamo tutti illusi. Io quando cominciai la mia carriera ero profondamente illuso. E però ce l'hai fatta, però, a sì, differenza di no, modo, anche sì, Benson ce l'ha fatta, ma a modo suo, in maniera alternativa, in un'altra maniera. Ha venduto milioni di dischi, tu ne hai venduti 40 milioni, no, grosso modo, all'incirca, all'incirca. Tu quanti ne hai venduti? No, io non ho venduto milioni di dischi, ho fatto tanti tanti concerti, tanti spettacoli televisivi e tanto casino. Ah, ok, dischi neanche uno, vabbè pazienza, non importa. Lui mi distrugge sotto il profilo delle vendite, ma lui ha vinto veramente di tutto, e con una canzone. Due personaggi completamente diversi, ma nello stesso tempo poi mi piace, simili, questo fatto che lui sembra più inglese di me e invece io sono inglese ma sono più romano, ecco, capito? Ma dimmi, toglimi una curiosità, ieri a X Factor c'è stato De Gregori. De Gregori è sempre stato un purista, un uomo che non andava nei programmi, che non faceva i concerti se non avevano certe caratteristiche. L'arrivo di De Gregori a X Factor è la fine di De Gregori o è l'inizio di X Factor o che cosa? Beh, il culo è il suo, non il beh, nostro. Mi sembra una bella risposta. Sembra una bella risposta. Io invece sono molto dispiaciuto della sua presenza in un programma del genere, perché De Gregori, insomma, è un illustre poeta e creativo. E non credo che andando a X Factor possa insegnare delle nozioni per però fare forse della si buona musica. Però forse si promuove come tu vorresti fare nelle radio private.
Hai capito? Tu non hai mai scritto una canzone, cantato una canzone così? Ma guarda, è una cosa storica questa, perché una delle più grosse produzioni americane, insieme a gente tipo Michael Sembello e tanta altra gente molto importante del business americano, sceglie il pezzo di Umberto Tozzi, Gloria, facendola cantare da... È un caso unico e raro del XX secolo, secondo me. Hai capito? Vicino ai compositori e musicisti e turnisti grandi d'America. Coniglio, avvocato, per carità. Tu andresti mai a Sanremo? Io ci andrei a fare quello che faccio con te, certo non andrei a cantare. E cosa fai con me, scusa? Cioè, cosa vuol dire? Andrei a fare una cosa così, a criticare tutti, a bestemmiare contro tutti. Ma certo, in Eurovisione, è perché qui si può fare, che? Cosa, scusa, questo è un posto immondo, una fogna televisiva. Ma ce lo fanno fare, perché acquistano ancora più audience, vogliono mandare la Clerici, ti rendi conto? E quindi? E quindi siamo... Siamo veramente giù. Ancora più giù. Beh, il più autorevole sarebbe Baudo a presentare Sanremo, diciamo. Che ne pensi di Baudo? Troppo vecchio, via. Però è un grande competente a livello musicale, È molto competente, conosce la musica, la canta e la suona. Troppo vecchio. Abbiamo tanti giovani in Italia che vanno seguiti meglio. E infatti ne abbiamo noi lui qua due. Lui non è capace di seguirli come... Dovrebbe. No, però è valorizza molto bravo, la musica, valorizza la musica. Nelle sue cose tradizionali, classiche, eccetera. Però basta. Ci sono molti giovani che si sta acquistando... Fai un nome. La Mara Venier? No. Maionchi. La Mara Maionchi? De Filippi, che cazzo! E si chiama Mara De Filippi, cazzo. Si chiama Maria, i parenti di Umberto. Poi no, volevo anche, scusami, complimentarvi con Benson per le sue dita del primo filmato, che sono più lunghe di quelli di Chuck Berry. Oh, grazie! Prego. Senti, Maurizio! Sì! Fu il primo a comprare la tua versione italiana di Lady Jane dei Rolling Stones. Great, I like it. Poi 24 ore spese solo con l'amore. Per non parlare di se siamo stanchi di ascoltarti perché ripetarti con chi più ne sa. Se siamo stanchi di ascoltarti perché non è bello quel che dici, son storie tutta la sua che racconti tu, non dirne più, rido tutti di te. Grazie a tutti. C'era ancora una domanda di Fiammetta, ma arriva proprio allo scadere. Qual è la domanda? No, la domanda, io sono rimasta affascinata e colpita dalla mise di Mr. Richard. Volevo chiedere, non so se va così anche dal medico della mutua per accertarsi della suina, dal dentista. Mi piace, se si veste così anche di giorno. Ma lui non è che si veste, è così, questo è il bello, no? Pronto, è rimasto senza parole. Sì. Bene, sei coraggioso, benissimo. Però un'ultima cosa, e poi chiudo. Ricordo il suo pezzo scritto per Fausto Leali, Io camminerò. Bravo. Vedi? Io mi ricordo tutto. Benissimo. Voi non vi ricordate un cazzo. E mentre noi chiamiamo la guardia medica, io mi ricordo tutto. Vi diamo appuntamento. Mi ricordo tutto. Grazie ad Umberto. Grazie caro. Grazie. Cosa hai detto? Scusa, non ho capito.